Dobbiamo dire a tutti della nostra missione antispreco. Dobbiamo smettere di annaffiare gli orti, i giardini e i prati. Giusto! E chiudere il rubinetto mentre ci laviamo i denti e saponiamo sotto la doccia. Uno spot per sensibilizzare i cittadini a non sprecare l'acqua. Un messaggio per comunicare l'importanza della risorsa idrica. Questa l'iniziativa promossa dal Comune di Pesaro che, grazie al contributo della Protezione Civile e alle voci di due giovanissimi attori della Piccola Ribalta, proverà a far comprendere di come l'emergenza idrica stia ormai diventando normalità, per cui c'è bisogno che tutti facciano la propria parte per contrastare questo fenomeno. Abbiamo presentato questa nuova campagna comunicativa che partirà appunto oggi, che faremo in tutti i quartieri della città, una campagna che ha l'obiettivo di sensibilizzare e far capire a tutti i cittadini che la risorsa idrica è una risorsa preziosa, che non è infinita e che quindi va risparmiata e quindi utilizzata con parsimonia. L'acqua è importante, l'acqua è vita, l'acqua soprattutto non si può comprare, perché se dovesse mancare l'acqua veramente non è possibile comprarla e facendola arrivare con i camion. La quantità d'acqua che serve quotidianamente è veramente tantissima, ne consumiamo circa quasi 1000 litri al secondo, quindi pensate cosa potrebbe essere non avere l'acqua. Quindi questa è una campagna dove abbiamo deciso di utilizzare due bambini che fanno parte della compagnia della Piccola Ribalta, che grazie alle loro voci lanceranno un messaggio appunto di sensibilizzazione e di risparmio di questa preziosa risorsa. Faremo tutti i quartieri, andremo in tutti i quartieri della città, ma anche nei borghi, Novilara, Candelara, Ginestreto, Borgo Santa Maria, Colombarone, Monte Sicardo, quindi andremo in tutta la città. Perché per la prima volta vogliamo lanciare una campagna appunto comunicativa importante, ma anche che non deve essere un allarme, e per questo abbiamo utilizzato voci di bambini, ma vuole essere un'azione chiara di sensibilizzazione e un gesto concreto rispetto a questo che è un problema che sicuramente dovremo affrontare in maniera decisa anche per i prossimi anni. Il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, ha poi parlato di un tavolo di confronto che lui stesso ha richiesto per la giornata di domani in prefettura, dove saranno presenti tutti gli enti competenti, affinché anche da parte di questi ultimi e delle autorità ci si attivi al meglio per combattere la crisi idrica. Innanzitutto ringrazio il prefetto che ho fatto appunto questa richiesta alla prefettura di convocare questo tavolo con tutti i soggetti, da Enel, la Regione, le varie autorità competenti, la provincia, perché ritengo che sia giunta l'ora di fare delle scelte. Finora abbiamo più o meno scherzato, con l'acqua non si scherza, e quindi le decisioni vanno prese in maniera, come dire, decisa, perché non si può ogni anno andare in emergenza, prima o poi andremo a sbatterle il muso e quindi dove l'acqua mancherà seriamente, ma il vero problema è che chi si sta occupando di questo problema in maniera forte è il sindaco di Pesaro, che è probabilmente l'ultima città alla quale verrà chiusa l'acqua, quindi potrei stare benissimo tranquillo, perché so benissimo che chiudere l'acqua a Pesaro con la quantità di turisti che ha sarebbe quasi impossibile. Però mi sembra importante invece che si trovi una soluzione, perché anche le zone del nostro entroterra hanno diritto ad avere l'acqua. Attualmente mi risulta che sono 15 comuni della provincia di Pesaro Urbino dove l'acqua viene già portata con le autobotti. Questa cosa penso che sia veramente insostenibile anche dal punto di vista economico, perché le autobotti che girano le stanno pagando tutti i cittadini. Controllare che i rubinetti di casa siano completamente chiusi, insomma limitare sempre l'uso dell'acqua. Così possiamo ridurre il consumo di questa risorsa e contribuire anche da Pesaro a difendere il mondo. Iniziamoci stesso! L'acqua è poca, non sprechiamola!